Ha lasciato la stazione di San Giovanni Valdarno nell'Aretino ieri, nel tardo pomeriggio, il treno merci carico di rifiuti urbani provenienti dalla Campania. I vagoni, in tutto 16, per 32 container, contenevano appunto rifiuti urbani e si erano fermati alla stazione Valdarnese da giorni per un guasto tecnico. 15 vagoni su 16, però, avevano iniziato a perdere percolato e da qui l'intervento di Arpat, Asl e poi della Procura di Arezzo, che ne aveva disposto il sequestro. Controlli che hanno lasciato il treno fermo per giorni, tra le proteste dei residenti, costretti a respirare i miasmi provenienti dai binari, e l'impegno di tutte le istituzioni per far rimuovere i convogli. I vagoni sono stati dunque sigillati e di conseguenza dissequestrati dalla Procura di Arezzo. Il carico di rifiuti che doveva raggiungere l'Austria ha fatto rientro a Marcianise in Campania ed è stato preso in carico dai carabinieri.